ragazzi, siamo alla stazione, Paolo sta già dando il nostro canale YouTube a un ragazzo che si è avvicinato dicendo solo canale YouTube, l'unica cosa che ha detto. Comunque è avvenuto il miracolo ieri, ragazzi. A luna di notte siamo riusciti a prenotare un treno, a trovare due posti in sleeper class, quindi quella sdraiata, abbiamo il posto per dormire stanotte. È una classe in più praticamente rispetto alla general che abbiamo preso l'altra volta, però sarà completamente diverso il comfort. Adesso comunque vi facciamo vedere perché ci aspetta una bella notte in treno. Sono le 6 e arriveremo domani mattina alle 7, quindi sono 13 ore di viaggio. Ecco che arriva il treno. Comunque questa è la stazione più tranquilla e pulita dove siamo mai stati, e ci sono solo 3 treni questa sera, quindi fantastico. Questa è la second class. È bello vecchiotto questo treno. Queste sono le classi con l'aria condizionata. Ecco qua che stanno passando. Comunque guardate la tranquillità che c'è, no? Nessuno che corre. Per quello che siamo riusciti a trovare posto, eh. Ragazzi, comunque c'è oggi nessuno. In premiere siete scoppiettantissimi, eh. Tu sei passato battutone la premiere. Battutone su battutone. Bravi, così vi vogliamo, fantastici. Quanto manca la nostra? No, oggi noi siamo tranquilli. L'hai detto già, Angela? Sì, che abbiamo il posto. Abbiamo il posto, che ce frega. Frega. Sì, sì, sì. Qua è la S1, vedete, sleeper, la classe che avremo noi. Questa qua, sì. S1 è la prima, noi siamo S4, quindi aspettiamo. Ma questo aroma lo senti nell'aria? È orribile. È arrivato col treno, non vorrei dire niente. Comunque c'è il solito schermino che ti dice dove posizionarti per salire nel punto giusto. Vedete, noi siamo S4 e siamo proprio qui sotto ad aspettare. Intanto Paolo sta finendo la premiere. Finisce giusto prima di salire sul treno. No, mi fate morire oggi, ragazze. Proprio scoppiettantissimi, scoppiettantissimi. Noi abbiamo comprato le felpe, ma qualcuno si è attrezzato con la coperta. Abbiamo trovato i nostri posti, ma per qualche motivo non ci sono le luci sul treno. Vediamo se dopo le accendono, speriamo. Facciamo un mini tour della carrozza dove siamo. Ho messo il super view, così si vede praticamente tutto. Vedete, non è affollata come l'altra volta, anzi, ci sono addirittura le scalette per salire, vedete, piani superiori, poi andare alla propria cuccetta qui sopra. Io avrò questa, cioè quella più in alto, e Angela ne avrà una e mezzo invece. E come al solito ci sono un sacco di ventilatori. E niente, ragazzi, rispetto a dove siamo stati ultimamente, questo è il top. Andiamo a vedere i bagni. Allora, questo è il lavandino. Qua c'è il bagno. C'è la turca da questo lato. Volete veramente vedere? Un secondo di turca. Qua invece c'è il bagno normale, però sembra chiuso. Vabbè, lasciamolo lì. Sono appena andato, per questo so che c'è il bagno normale. Nettamente meglio rispetto all'ultima volta. Vedete, poi sono tutte uguali. Tutte queste della sleeper sono tutte identiche. Dai, si prospetta una bella nottata. Speriamo. Sono arrivati tutti i venditori, ragazzi. Qui dietro si vende da mangiare, davanti si vende il caffè, il tè. Ecco, comunque noi siamo pronti, ragazzi, anche per stanotte, perché ieri siamo comprati un paio di felpe e quindi siamo pronti anche per l'eventuale freddo che potrebbe fare stanotte. Intanto il signore sembra che mi voglia proprio, cioè, urlare sopra. Ah, guarda cosa vende. No. Che roba era? Boh. Ecco un Paolo sdraiato, posto in alto. Mi sono messa anch'io sul posto in alto, anche se in realtà il nostro è quello in mezzo, il secondo, però per ora il treno è vuoto, quindi direi che mi occupo questo posto, poi vediamo se arriva il proprietario, mi sposterò. Come si sta? Guarda lì, un pascià, lui, sdraiato. Ma il fatto è che c'è anche silenzio, cioè c'è nessuno che urla, si sta bene. Prendo la cena dal signore qua sotto che passano, vedete, urlando. Ciabatti, briani, egg briani, chicken briani, ciabatti. Unboxing. Che c'è qui dentro? Allora, qua dentro abbiamo un'insalatina di verdura che eviteremo sicuramente. Sì. Con cipolla, soprattutto cipolla e cetrioli. Questa parte. Qua, eccolo, riso e uova. Esatto, uova bollite. Buon appetito.
dividiamo, eh? Sì. Buongiorno ragazzi, buongiorno. È stata una bella nottata. Abbiamo dormito come non mai, finalmente. Comodissimo, veramente comodo. Alle 10 hanno spento le luci. Siamo sdraiati. Siamo stati cullati dal treno tutta la notte. È stato come non viaggiare, eppure abbiamo fatto un bel po' di chilometri perché siamo quasi arrivati a Madurai, in Tamil Nadu. L'atmosfera alle 7 è rilassata. Sono tutti belli tranquilli, un po' addormentati, la signora ancora se la gode. Scendere. Ah, le scarpe sono di sotto. Oh. Arrivati, miglior viaggio di sempre ragazzi, cioè, abbiamo dormito 8 ore filate. Ma forse di più. Non mi sono neanche accorta che abbiamo viaggiato, cioè, ho dormito meglio che in alcuni hotel, devo dire. No. Cullati. Molto meglio in alcuni hotel. Madurai, Madurai. Ci si lavano i denti qua, in stazione. Ci laviamo anche la faccia, abbiamo visto farlo a tutti, praticamente tutti quelli che sono scesi dal treno. Denti e faccia, siamo anche noi. Visto che la notte è passata così bene, abbiamo deciso di stare a Madurai, solo il tempo per vedere il principale tempio famosissimo di Madurai, e poi invece di proseguire andiamo oggi verso la costa, verso Rameswaram. Saremo praticamente in uno dei punti più a sud dell'India. Quindi praticamente questo viaggio alla fine si rivela praticamente da nord a sud di questo enorme paese, e quindi saranno altre 3-4 ore di treno. Lo prendiamo alle 12:30, abbiamo chiesto alla biglietteria. Qua ci sono i rickshaw a bicicletta. Questa ragazzi è una delle tantissime porte del tempio di Madurai, guardate che colori e che dettagli, tutte queste statue tutte intagliate, è fantastico. E praticamente il tempio è al centro della città e tutto attorno c'è questa zona pedonale dove le persone passeggiano praticamente tutto il giorno attorno al tempio. Questo tra l'altro si chiama Gopuram, è la porta, una delle porte di accesso, ce ne sono 14, la più alta è alta 52 metri e sono tutte decorate in gesso, quindi ci sono queste statue di gesso su tutte le porte, e la cosa più strana è che sono tutte colorate, quindi l'effetto è pazzesco. Al tempio si può entrare, ma bisogna lasciare tutto quanto, bisogna entrare praticamente solo con i propri vestiti, no cellulari, no telecamere, no zaini, borse, zaini, nulla. Niente scarpe. Quindi abbiamo deciso di andare uno alla volta, sì. Giusto a fare un giro, vedere un attimo come dentro, perché appunto è un tempio enorme e c'è tantissimo da vedere, facciamo magari un giro veloce, anche perché alle 12 abbiamo il treno. E quindi facciamo così. Sì, per i turisti si paga un biglietto di 50 rupie a entrare, e il tempio però non è sempre aperto, è aperto solo dalle 4 di mattina a mezzogiorno e dalle 4 di pomeriggio alle 9 di sera. Ah, questa è una delle altre entrate. Siamo entrati all'interno, uno alla volta, prima io, poi Angela. È stato bello, perché comunque quando entri e ti sei spogliato di tutto ciò che hai, sei completamente concentrato su quello che vedi, con quello che succede attorno a te, e quindi la parte più bella, come sempre, è vedere insomma tutti questi credenti che vanno
insomma, a pregare, accendere candele, sì. E, è sempre bello. Comunque all'interno è abbastanza scuro in realtà, perché poi entrando in mezzo alle colonne è sempre più scuro, sempre più buio, sempre ci più sono buio. Le luci delle candele. Però rispetto all'esterno, l'esterno coloratissimo, l'interno sempre più cupo con tutte queste enormi colonne e niente, però... Comunque la parte più bella sono sempre le porte. Ah, le porte, sono le persone. No, del tempio in sé, le porte colorate, sì. Tranquillità, ragazzi. Uccellini che cantano, gli alberelli, queste belle torri che svettano. Fuori dal tempio ci sono tutti i negozietti che vendono gli oggetti per fare la puja, quindi l'offerta alla statua della divinità e anche dei quadretti che uno si può portare a casa, vedi? Ma sul biagino, secondo te? Che bello però, sberluccicante, guarda che bello! Col tempio di Madurai. Tra l'altro il tempio che non abbiamo detto a chi è dedicato? È dedicato a Parvati, che è la moglie di Shiva. Ah, probabilmente lei! Esatto, guarda che carina! Ah? Oscar! No, thank you. Okay. Looking. Ah, thank you. Ora ci facciamo una colazione un po' tarda. Ecco ragazzi, entriamo, c'è giusto un pochino di gente. Andiamo in mezzo ai gonnelloni. Questo è il cibo, frittelline e altro. C'è anche questo riso. Abbiamo già ordinato perché c'è un'anghela seduta là in fondo di là. Abbiamo preso un masala dosa e un riso. Per colazione. Primo piatto già arrivato. Ah, frittellina anche. E riso. Intanto è arrivato anche il masala dosa. Questi ragazzini che ci stanno chiedendo informazioni sul nostro canale YouTube e tutto quanto. Siamo già famosi anche a Madurai. Qua praticamente ci sono i cestini con i cocchi, le banane che vanno offerte alla statua della divinità e dietro la signora c'è proprio la price list, cioè i prezzi. Ad esempio un cocco, due banane costano 50. Ah, beh, dai, vedi, buono, la ghirlanda, 60 centesimi. La ghirlanda di fiori costa 60. Ah, 70 centesimi di euro la ghirlanda. Non male. Angela, che foto stai facendo? Artistica? Stai disturbando la signora? Esatto. Thank you. Noi siamo arrivati all'ora giusta perché adesso la coda è importante. Hello! E continua. Hello! Hello! Hi! Hello! Siamo davanti a una gioielleria che ha messo fuori la ricerca di personale. Ti dice anche il salario che prenderai. Sono 20.000 per un part time, cioè 250 euro, e 60.000 per un full time, che sono quasi 700 euro. Sì, esatto, commesso, part time, sì. E field officer con esperienza. Comunque non male come stipendio, 700 euro in India. È buono, ragazzi. Qui dal Ferramenta si vendono anche le gabbie per i topi. Yes. E questa c'è proprio il topo. Mouse. Oh, this one is for mouse. Rabbit. No mouse. This is a mouse. Yes. Yeah. Oh. You want this one? No, thank you. Ah. No. Ah. Interessante, ma what is this? Is milk? Ah, che cos'è? Cart of milk. 50 rupees. 20 rupees. Ah! Latte di semi di cotone. Comunque accanto al topo anche no. Ecco. Siamo venuti a prenderci un bel succo fresco perché qua c'è scritto che non c'è né ghiaccio, né zucchero, né latte, né acqua, solo fresh juice. La vendo bene, Vediamo. Che bellezza, meno di un euro tutti e due, ananas e anguria, tutti per te Angela, certo. La faccia è vero, solo frutta, sì, bello denso.
vedete qua c'è la raccolta dell'umido, questo è il camioncino dell'umido e loro portano tutta la loro spazzatura direttamente dentro il camioncino. Qua comunque c'è il frittellaro speciale di Madurai. Infatti guardate quante frittellarze che c'è qua, tra samosa e altre frittelle rotonde, schiacciate, altre rotonde. Ammazza ragazzi. Abbiamo dato stamattina di frittella, però questo qua mi sembra speciale. Vuoi provare un'altra? No dai, Agra. Quando vedo queste frittelle ragazzi, maronna! Praticamente io sono cresciuto con le crispelline, perché a Reggio Calabria ci sono queste crispelline di pane fritte con all'interno l'acciuga. Quindi io quando vedo queste frittelline, maronna, figlio, mancia! Poi quelle là, tra l'altro, le mangiavi e ti rimaneva tutto sullo stomaco un bell'acido. Sai dopo anche un queste. Po'. Sai anche queste, anche sì. Anche se sono un po' diverse, perché queste sono con la cipolla, sono col mais, sono buone anche queste, sono belle croccantine, però vabbè. E non sono neanche piccanti, tra l'altro. Però le crispelline del cordon bleu sono un'altra cosa, Dal signor dove abbiamo preso l'acqua ci sono anche le banane rosa e ovviamente le frittelline anche qua. Per 10 rupie una banana. Non ho capito niente. Gigartanda, what is it? Gigartanda. Only 70 rupees, only 40 rupees. Ah. Special for 70 rupees. Facciamo, vuoi provare un gigartanda? Milk batter. Special. Special milk batter. Badam milk. Badam leo. Gigartanda. Ai ai ai. Badam bishin. And babas. Gigartanda. Babas. Ah, questo qua, ok. Normal. Yes, thank you. Ogni tanto ragazzi, a questi signori io non riesco a resistere. Che poi non abbiamo mai provato il gigartanda. Quindi era il caso di farlo, no? Thank you. Ora ti dico come si traduce in italiano. Ammazza, buono! Buono! Very good! Very good, very nice! Buono! You can say buono? Suleiman. Your name? Suleiman. 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 Allora, su Google lo traduce come raffreddore di fegato. Oddio, che schifo! No! Però non ho sentito. Perché questo raffreddore. Gigar significa fegato. E tanda significa freddo, fegato freddo tipo. Come in turco, gigar. Esatto, è fatto a base di latte, mandorle, salsa pariglia, che non so cosa sia. Meglio non sapere. Zucchero e gelato, okay. E si fa solo in questa città. Oh, abbiamo beccato la specialità. Thank you very much. Molto bene. Siamo tornati alla stazione a prendere il biglietto per Rameshvara, che è la prossima destinazione, sono circa 4 ore di treno e non si prenota questo treno, quindi si sale general class praticamente. Comunque sopra ogni cassa ci sono questi schermi in cui passano delle pubblicità a progresso, diciamo, per informare le persone. Questo ad esempio è sull'HIV e l'AIDS. Fatto. Preso? 1,80 euro, 70. Per 4 ore di viaggio. Ti ha detto anche il binario? No, andiamo a cercarlo. Quel treno rosso di fronte a noi, quello là in fondo, abbiamo letto arriva fino a Bikaner. Guardate la mappa, il giro che fa, ci mette 2 giorni, praticamente dal fondo dell'India arriva fino all'estremo nord. Cioè partendo adesso fra 53 ore. Sì, oggi siamo giovedì, praticamente sabato alle 3 di pomeriggio arriveremo a Bikaner. Però guardate per farvi distanza. Capire le distanze che percorrono i treni in questo paese. E stanno in giro giorni e giorni. Sti binari ragazzi sono chilometrici, eravamo tipo a 1 chilometro da qua e non vedevamo il treno arrivare. Poi abbiamo cominciato a camminare da questo lato e l'abbiamo trovato il treno. Eccolo qua, fermo, è già praticamente quasi pieno. Stavolta non abbiamo niente di prenotato, però Angela ha già trovato. Ottimo! Io sto qua.
non comodissimo come stanotte, però meglio di niente. Siamo quasi arrivati, manca meno di un'ora, ci siamo fatti una dormita di nuovo, incredibile. Paolo era là sopra, io qua sotto sdraiata, adesso dovremmo quasi esserci. Le porte sui treni indiani sono sempre aperte, adesso siamo a ridosso dell'acqua. Guardate ragazzi, come eravamo ingenui quei tempi, ragazzi, guardavamo questo passaggio sul mare a ridosso con quest'acqua bella chiara, azzurra, e non sapevamo una cosa, perché due giorni dopo ci siamo messi a cercare che cosa vedere nella zona, e cosa abbiamo trovato? Abbiamo trovato che proprio questa linea ferroviaria è la linea più pericolosa di tutto il mondo. Stiamo percorrendo una striscia di terra in mezzo al mare praticamente. Lì c'è il ponte delle macchine e questo invece è quello della ferrovia. E perché è considerata la più pericolosa del mondo? Perché in questa zona è stato costruito un ponte di 2 km che si chiama Pamban Bridge, in una zona che però è soggetta a forti venti, correnti, tempeste e anche cicloni. E proprio nel 1964 c'è stato un ciclone molto forte in questa zona e un treno che passava su questa linea è stato scaraventato nel mare. Quindi questa è stata una grossa tragedia e da quel momento questa linea è diventata la più pericolosa del mondo. Noi ignoravamo tutto questo, per fortuna, perché forse non l'avremmo neanche preso, però è andato tutto bene, anzi ci siamo goduti un paesaggio unico. Arrivati a destinazione! Mucche in stazione! Siamo arrivati qua! Questo è l'ingresso! C'è odore di pesce nell'aria! Senti? Andiamo a trovare un posto per dormire. Seguendo un tizio random, ragazzi, abbiamo trovato il posto dove staremo per 500 rupie a notte. L'ingresso. C'è un mega Shiva con tutto. Ok. Questa è la stanza, direi molto spartana, però abbiamo il bagno in camera, c'è profumo di pulito perché i letti profumano, abbiamo controllato e quindi va bene così ragazzi. E siamo al mare praticamente, attaccata a questa striscia di terra, attaccata alla terraferma da un ponte, l'abbiamo passato prima col treno e adesso mi sa che qualche giorno qua stiamo. Siamo anche finiti nel tempio, quindi dovrebbe esserci più tranquillità, tranne i bambini che urlano. No, sono le signore che urlano. Vista ragazzi dalla nostra guest house al tramonto. Stiamo chiamando per noleggiare un motorino domani, vediamo. È sempre così. Cioè, parte la musica al posto dell'occupato, del libero. C'è la musica. Bello però, tanto valli. Risponderanno per te. Allo? Sempre così in India. C'è il giocattolo indiano, sempre. Tu chiedi tutte le informazioni. Quindi quanto costa? Ok, domani? Bene, allora vengo domani e dici... No, domani no. Domani non c'è. Not available. Cioè, ti parlano 10 minuti. Prima ti dicono ok, sì, ti dicono tutto e poi arrivano al punto clou e ti dicono not available, I'm sorry. Sempre, not sempre available. Così.